Quando Flavio Ferrari mi ha proposto questa iniziativa, abbiamo aderito con un entusiasmo da subito, per una serie di motivazioni. La prima, perché anche il primo aiuto, perché anche in quest'anno abbiamo visto cosa ha fatto per chi ha bisogno, cosa ha fatto per lo sport, per i giovani. Poi c'è la Croce Rossa, che concederà un po' questa autovettura univale e quindi sempre il motto aiutare le persone che hanno bisogno. E noi volevamo trasferire un po' questa positività che abbiamo avuto nell'ultimo anno di lavoro, dove c'è stata purtroppo questa pandemia, perché non abbiamo mai chiuso. I nostri dipendenti hanno potuto sempre lavorare senza avere restrizioni di stipendio o altre problematiche. Non abbiamo avuto grossi problemi in azienda. Abbiamo potuto sempre lavorare perché lavoriamo per gli ospedali e per il farmaceutico, e quindi questo ci ha dato un'opportunità. Abbiamo pensato, perché non aiutare chi ha bisogno? Quest'auto servirà sempre nel progetto Tempo della Gentilezza, quindi per consegna di spesa, farmaci, ma anche adesso per il trasporto che stiamo facendo per i vaccini. La utilizzeremo prevalentemente in Valmalenco, dove ci vengono molte richieste di persone che devono scendere a Sondrio appunto per il vaccino, o anche per visite in ospedale o terapie. E abbiamo voluto dedicarla a Daniele Farina, nostro storico volontario, scomparso purtroppo recentemente, e quindi ci sembrava doveroso ricordarlo. Questo dono di Cancro Primo Aiuto, come sempre, ci rende felici e ci permette di migliorare il nostro servizio, di essere sempre presenti, poter rispondere sempre di sì a chi ci chiede aiuto in tutto il nostro territorio. E ringraziamo naturalmente anche l'azienda FB, un gioiello di azienda che non conoscevo, che è veramente da ammirare, una realtà importantissima della nostra provincia. Noi come Croce Rossa siamo molto radicati nel nostro territorio, quindi quando conosciamo anche queste realtà che fanno grande la nostra provincia, siamo ulteriormente contenti. Questa donazione peraltro renderà possibile anche una collaborazione con Univale. Sì, perché potremo liberare un po' di più il doblò che ci è stato donato da Cancro Primo Aiuto e quindi metterlo a disposizione di Univale per i loro trasporti, per i loro volontari, perché comunque continua anche la collaborazione con Univale. Cancro Primo Aiuto, nel solco della sua tradizione, continua ad aiutare il territorio e lo fa molto volentieri con la Croce Rossa. Cancro Primo Aiuto è impegnato molto nella nostra provincia, come in tutto il territorio lombardo, è una delle onlus più grandi, e oggi consegniamo questa auto che servirà per il trasporto di pazienti, sia per le vaccinazioni, sia per portarli in ospedale. E questa collaborazione ormai dura da tanti anni e noi, nel solco della nostra tradizione e del nostro motto "siamo uomini che aiutano altri uomini", continuiamo ad impegnarci in questo senso.